tutti. Arriva l'estate, quindi arriva il tempo di fagiolini e pomodorini, o pomodori rossi a pezzettoni. E oggi faremo tre ricette, tutte e tre con pomodorini e con fagiolini. Faremo un primo, un secondo e un contorno. Adesso vi spiego. Ora andiamo a preparare il nostro primo. In questa padella ho messo dell'aglio, del prezzemolo e dell'olio e lo mandiamo a soffriggere. Ho tagliato dei pomodorini a pezzettoni, che poi ci andrò ad aggiungere. A chi piace ci può mettere anche il peperoncino. E poi ho tagliato un po' di fagiolini a pezzetti, a tocchetti così, perché praticamente devono essere proprio l'altezza della pasta che andrò ad usare. Io adopererò degli strozzarelli che rimangono molto al dente, tanto al dente quanto rimangono i fagiolini. L'aglio sta soffriggendo e io aggiungo un po' di pomodoro. Ora lascio cuocere un pochino il pomodoro. Il pomodoro sta cuocendo e tra un attimo ci andremo a mettere i fagiolini. I pomodori stanno quasi per essere pronti e a questo punto ci aggiungo i fagiolini tagliati a pezzettini. Qualche foglia di basilico spezzettata e lascio andare sul fuoco per altri 3-4 minuti. Qui poi ci condirò la pasta, i nostri strozzatelli. Adesso metterò i nostri fagiolini lunghi per intero. A questa ricetta potreste anche mettere i fagiolini quelli lunghi, la paesanella, quella come che sembrano tanti fili di spaghetti. E lascio ancora andare per altri 2-3 minuti. Secondo, ho preparato in questa ciotolina dei pomodori tagliati a pezzettini, dei fagiolini anche tagliati a pezzettini e li ho conditi con sale, pepe e un pochino di olio d'oliva. Qui ci vado ad unire un po' di fiocchi di latte, della Yokka o anche delle Squisa, io sto usando le Squisa perché senza lattosio, e ci vado a mettere tutto il vasetto. Avremo lo stesso tempo freschezza, leggerezza e pochissime calorie. Vi ricordo che io cerco di cucinare con il minimo dei grassi, devo guardare anche un pochino la salute oltre che la linea. Ecco, il composto è così e vado a farcire delle fette di fesa. Potrebbero essere anche delle fette di prosciutto cotto. Specialmente vengono molto buone il prosciutto cotto, quello che dà un po' di tocco d'affumicato. E metto circa una cucchiaiata. Thank you.
ed ecco pronto il nostro secondo. Adesso ho messo aglio e olio e a chi piace potrebbe anche mettere anche il peperoncino, però io non ce l'ho messo e sto facendo soffriggere un pochino. Vado ad aggiungere il pomodoro a pezzettoni. E un pochino d'acqua e lascio cuocere il pomodoro fin quando non cercherà di staccarsi dalla pelle, solo dopo ci aggiungerò i fagiolini.